Attenzione, quanti libri ancora oggi vengono scritti dicendo la scienza ha capito l'origine della vita? Sbagliato. Chi scrive queste cose non sa di cosa parla. Ah, dice, ma Zichichi ce l'ha con Darwin, non è evoluzionista. No. E vi dimostro chi ha ragione. Oggi ci sono nel mondo decine di laboratori con centinaia di scienziati che lavorano, sapete su che cosa? Sull'origine della vita. Come si passa dalla materia inerte alla materia vivente, per dirlo in termini semplici, come si fa dalla pietra alla rondine. Se il darwinismo fosse scienza, se l'evoluzionismo biologico della specie umana fosse scienza di primo livello, noi sapremmo come si passa dalla pietra alla rondine. Come si spiegano questi laboratori, alcuni dei quali sono segreti? Sapete perché? Perché è talmente enorme l'effetto economico-finanziario su questa speranza di scoprire come si fa a passare dalla materia inerte alla materia vivente, che ci sono laboratori finanziati da privati nella speranza di scoprire questo incredibile fenomeno oggi non capito dalla scienza. E allora chi ha fatto Darwin? Sapete chi ha fatto Darwin? Ha detto secondo me è così. Ma io non posso dire secondo me è così. Devo dire quali esperimenti posso fare in laboratorio per dimostrare che l'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza riproducibile. È talmente potente e la diavoleria della cultura detta moderna che la stragrande maggioranza delle persone crede che l'evoluzionismo biologico della specie umana sia scienza. Voi potete immaginare qualunque struttura rigorosamente logica, quindi scrivendo equazioni, ma se questa struttura non è corroborata da esperimenti in laboratorio, quella non è scienza di primo livello. L'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza al di sotto del terzo livello. L'evoluzionismo biologico della specie umana non ha né una formulazione matematica né le prove in laboratorio. Come si fa a dire che noi veniamo dalle scimmie? E dimostra, prende la scimmia e fa un uomo. Quella forma di materia vivente alla quale noi apparteniamo è venuta al mondo, non si capisce bene esattamente quando, ma circa 100.000 anni fa. Ed è sempre la stessa. Come mai non cambia mai? 100.000 anni, insomma, è una certa quantità di tempo. L'uomo è sempre lo stesso, dotato delle stesse proprietà intellettuali. E sapete che vi dico? Che secondo me siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Quando io dissi questo a Washington, mi ricordo più 30-40 anni fa, poco mancava che non mi assaltassero, perché rappresentavo la disciplina che Fermi definì regina delle scienze, e c'erano rappresentanti di ogni disciplina e io rappresentavo la fisica.
nei laboratori segreti non si studia il passaggio dalla pietra alla rogna, quello è troppo complicato. Si studia, il problema è che si chiama the problem of minimal life, il problema della vita minima, di quanti pezzettini di materia inerte io ho bisogno per passare alla costruzione di una cellula vivente, di una cellula, della forma più elementare di vita, la cellula. Questo è the problem of minimal life. Se avessero ragione quelli che dicono Zichichi ce l'ha con Darwin, questo problema non dovrebbe esistere, invece esiste, e come se esiste? La prova sta nei laboratori in cui si studiano queste problematiche, nella speranza di poter rispondere a questo problema. Allora, io sono generoso, come voi sapete, e dico facciamo finta di averlo capito. Io do a questi signori, secondo me perdono tempo, però immaginiamo. Il vero problema, sapete qual è? È il terzo Big Bang. Come si passa dalla vita alla ragione. Se non fosse per questo terzo passaggio fondamentale, di cui non si parla mai, come se non esistesse, noi non potremmo essere qui, io non potrei parlare con voi, voi non potreste capirmi, perché non avremmo ragione, saremmo, è come se io parlassi a un albero. È come se io potessi parlare a un pesce cane, oppure a un gatto, a un cane. Attenzione, non parlare nel senso di trasmettere messaggi. Parlare nel senso di trasmettere concetti fondamentali. La ragione di cui io parlo vuol dire rigore logico e scienza. Siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione.